Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, bentornati sul canale e soprattutto bentornati nella rubrica dei materiali. Infatti oggi andremo a vedere come si creano i colori al lattice. Su Arte per te c'è un'intera playlist su come si creano le diverse tipologie di colori, la leggo qui nelle schede informazioni. Ci sono gli acquerelli, gli acrilici, i pastelli, le tempere all'uovo, insomma c'è veramente di tutto. Oggi si aggiungono anche, ci sono anche i colori a olio, oggi si aggiungono anche i colori al lattice, un colore meno conosciuto degli altri ma molto molto importante. Soprattutto è stato importante in quella frangia di arte che è stata la pop art, in cui si andavano a disegnare, sapete, quelle stampe tipo disegni, ecco, tutti quei quadri fatti tipo stampe da disegno venivano fatte con i colori al lattice, perché lasciano un velo appunto lattiginoso, gommoso, ma molto bello, molto lucido e molto anche 3D in un certo senso. Bene, è molto semplice prepararli, spostiamoci sul piano da lavoro, tutto molto molto, e andiamoli a preparare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri colori al lattice. Innanzitutto del lattice di gomma naturale. Ve lo feci comprare qualche tempo fa, o ve lo segnalai, diciamo così, qualche tempo fa, per il mascheramento per gli acquerelli. E costa un litro 12,80 euro. È tantissimo un litro, non si consuma neanche in 6 anni. E infatti io ho trovato degli utilizzi alternativi, come se per esempio creare i colori al lattice homemade. Come fluido da mascheramento è ottimo. Poi degli acrilici, io qui ho i Max Krill della Ferrario, e poi 2 bicchieri di plastica. Naturalmente un pennello di non troppo riguardo e un blocco poi per provare i nostri colori. Scegliamo uno dei nostri colori e io prenderò questo bel viola intenso, si chiama Violetto Carbazolo ed è il numero 19 di questa linea. Ne prelevo un pochino, metto la stessa medesima quantità di lattice nel bicchiere. Eccolo qua, ad occhio ovviamente. Mescolo, 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 i due ingredienti, diciamo così, si uniranno, mescolando, mescolando, creando una bellissima pasta di colore lucidissima. E adesso, che adesso stenderemo. La particolarità di questa pasta è che può essere usata sia a spatola per creare dei volumi incredibili e lucidissimi, sia a pennello per essere stesa in maniera proprio liscia e leccata, vedete? Allora, la particolarità di questi prodotti qual è? Un film veramente gommoso, è lattice alla fine per lo più, quindi un film molto plastico e molto elastico, che ci permette di conferire effetti meravigliosi. Io qui li sto dando col pennello, e di raggiungere dei grossi volumi di spessore della materia. Vi faccio vedere così, guardate quanto è alto questo ghirigoro, vediamo se ci, ecco, senza che il colore spacchi, perché il lattice terrà la texture del colore, la tenuta, senza farlo spaccare. Quindi bellissimo sia per la pittura liscia che per la pittura materica. Io ho provato con voi adesso un colore scuro, adesso provo un violetto rossastro che è il numero 17, sempre di questa linea. Non cambierò pennello, quindi farò virare il colore leggermente più sullo scuro, perché non neanche lo sciacquo. Ad occhio, medesima, voilà, quantità di lattice rispetto al colore, quindi rapporto 1 ad 1, e mescolo il tutto. Questa cosa non viene coi pigmenti, dovete farlo per forza con l'acrilico, perché se metterete il pigmento nel lattice indurirà immediatamente, diventerà una pietra, quindi non fatelo coi pigmenti, neanche a sprecarli. Anche qui vedete il colore chiaro si stende,
certo, io sto usando un pennello di quinta categoria, però insomma con un pennello fatto bene verrà sicuramente meglio, senza tante striature. E poi naturalmente anche qui vedete come la parte materica è facilmente lavorabile. Voilà. La particolarità anche di questo prodotto è la velocità di asciugatura. Nella versione stesa, proprio leccata, diciamo così, asciuga in tempi super rapidi. Ora unisco i due colori e, per esempio, è un bellissimo colore anche di rivestimento per i lavoretti, perché riesce a dare proprio una particolare per i lavoretti, riesce a dare infatti un particolare carattere per il suo spessore, per la sua grandezza, anche a manufatti tipo in terracotta. Unico inconveniente: sui supporti vitrei potrebbe tendere a spellicolare, proprio perché il lattice ha questa caratteristica, no? Però sulle tele, per esempio, è fantastico, si aggrappa alla porosità della tela, non la lascia più e rimane così. Adesso vedrete, lucidissimo e super performante. È un colore bellissimo che potrà essere speso veramente in tantissimi tantissimi dei vostri lavori. Io spero di avervi fatto conoscere anche questo nuovo materiale, che comunque è venduto anche già industrialmente pronto in qualunque tipo di negozi di belle arti, ma che così, se avete il vostro bell'acrilico a casa e il vostro lattice per mascheramento, magari potete fare a casa. Guardate che lucido, guardate, è uno specchio, è un colore di una lucentezza fantastica. Adesso vi faccio vedere dei campioni che avevo preparato prima. Questi sono asciutti e guardate qua quanto rimangono lucidi e quanto rimangono spessorati. Vedete, io qua non sono stata molto attenta nel passaggio del pennello, quindi si vedono tutte le setole. Guardate la differenziazione di spessori. Qui ho appoggiato un bicchiere che adesso vi farò vedere, e guardate qui invece la parte quella con il prodotto messo in maniera materica. Guardate come non spacca, sebbene io stia muovendo il foglio così tra le mani. Un altro colore avrebbe già fatto le crepe, visto? Molto molto belli, e apportano tra l'altro poca umidità al foglio. Questo è un foglio scarsissimo e guardate come poco si sia imbaccato, quasi nulla, perché il lattice, che è plastico, crea subito il film e quindi poco imbarca rispetto ad altri colori che invece bagnano profondamente il foglio. Spero che questi colori vi abbiano... Ah, guardate, prima cosa ho fatto? Ancora è bagnato. Questo è un bicchiere di carta che ho completamente picchiettato con questo colore, giusto per farvi vedere che tipo di texture ha. Ah, guardate quanto è bello e guardate che lucido, cioè quello su cui vi dovete soffermare, non su bicchiere di plastica che non è niente, è la lucentezza del colore. Immaginatelo sulle tele, una cosa di questo genere, è fantastico, a me piace moltissimo. E tra l'altro, rispetto ad un olio che ha di solito questa lucentezza, che può avere magari questa lucentezza e che può avere anche questa matericità, questo colore asciuga molto molto ma molto più velocemente. Per tutti quei dipinti che vogliono riprendere i fumetti anni 60 e 70, questo è il colore che fa per loro, un po' alla Andy Warhol per intenderci. Questo è il colore che fa per questi artisti che vogliono cimentarsi in questa tecnica. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao. Semplice, sono dei colori bellissimi, provateli e vedrete che vi stupiranno con quel film così grasso e lucido che dà veramente volume alle vostre opere. Mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Mi preme dire che non sono una chimica, quindi io preparo i miei colori in maniera molto
casereccia rendono, ma non so come si svilupperanno nei prossimi 100-150 anni le loro texture, ma neanche mi interessa, perché io se voglio una cosa che duri 100-150 anni mi affido a qualcuno che le sa fare meglio di me, quindi un'azienda, un'industria che produce colori. Se invece voglio provare una tecnica, non ho voglia di spendere tanto, voglio vedere se mi piace, voglio sperimentare, allora mi affido al colore homemade, ovviamente. Quindi non lasciatemi quei commenti in cui mi dite: chimicamente la formula non è perfetta. Certo, io non posso farla chimicamente perché non ho un laboratorio a casa, ma mi propongo una maniera casereccia per provare la tecnica e poi, se vi piace, affidarvi a dei professionisti che vi forniscano dei prodotti finiti, realizzati come si deve. Quindi non diamo spazio a queste polemiche, apprezziamo ciò che del tubo è l'importante: la condivisione, la voglia di sperimentare, la voglia di provare, il messaggio creativo che passa, il fatto che si dia un là per andare ad aprire uno spaccato nuovo nella conoscenza. E siate sempre positivi, ragazzi, che la positività porta bene. E comunque questi colori funzionano, quindi provateli e poi mi direte voi stessi, perché sono bellissimi. Io vi do sempre appuntamento sui miei altri canali, su Ombretta e su Due Cuori Una K. Anche lì ci si diverte un sacco, perché io sono una chiacchierona, quindi come sapete ho sempre qualcosa da dirvi e da condividere con voi. E noi ci rivediamo sempre qui se di arte volete parlare. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un bacio e grazie a tutti per esserci. Un bacio a tutti, ciao! Ed eccoci giunti al sorteggio del giveaway dei blocchi della Fabriano. Allora, tre di voi stanno per vincere. Conterò soltanto i commenti principali e non le varie risposte ai vari commenti. Quindi conterò dal più recente al meno recente, estrarrò un numero, premierò il numero estratto, il precedente e il successivo. Abbiamo detto 315 commenti, vado su random.org e clicco 1 di 315. Quindi genero il risultato e incrociate le dita. Forza, 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 50. Vado subito a contare. Quindi vincono il commento 50, il commento 49 e il commento 51. Ora conto e poi vi dico chi sono i fortunati. A dopo. E il numero 50 è Babaiolina che mi dice ciao. E io ti dico ciao, hai vinto. E hanno vinto insieme a lei il mio amico Alfio Raciti, che è sempre presente sul canale. Sono assolutamente d'accordo con te, Ombretta. Fabriano offre una serie di carte perfette, anche professionali. Personalmente sono le mie preferite. Benissimo, quindi sarò felice di mandartela una. E poi l'altra è Rosa. E penso che sia, sì, sei tu Rosa, sei tu Rosa Patalano, i colori di rosa. Bello questo video, non vedo l'ora di essere estratta. E sei stata estratta, eri scettica e invece ce l'hai fatta. Quindi complimenti ai tre ragazzi che hanno vinto. Fatemi sapere il vostro indirizzo che vi spedisco subito i blocchi che vi spettano. Quindi in bocca al lupo a tutti gli altri per il giveaway del DAS che scade domani. Quindi avete gli ultimi istanti per commentare, correte subito di là e dopodiché, se non sarete estratti neanche là, non vi scoraggiate, perché i giveaway su Arte per Te saranno tantissimi in questa stagione. Quindi incrociamo sempre le dita, partecipate e commentate sempre i miei video e qualcosa prima o poi arriverà anche a voi. E con la rima vi saluto come sempre. Un bacio a tutti e grazie per aver partecipato. Ragazzi, mandatemi il vostro indirizzo. In bocca al lupo a tutti per i prossimi giveaway. Ciao!